Sapete perché succede questo? Sapete perché succede questo? Perché quando scendi in campo convinto e splendido di essere più forte e stai a giocare con l'ultima, anzi con la penultima in classifica, succede che te senti troppo bello e te lo vinde il culo, te la pia. Ecco che succede. In 90 minuti abbiamo fatto 2 tiri in porta, 2! Passaggi, anzi possesso palla totalmente sterile come un uomo senza palle, veramente siamo stati più sterili di un uomo senza palle. Poi che succede? Pronti e via, parti bene, sei carino, sei caruccia, la prima azione utile, il primo contropiede utile, perché oggi ci avevamo avuto una difesa imbarazzante, tra i Bagnets, Mancini e Cumbullo, una difesa inguardabile, al primo contropiede utile te l'hanno ficcata al culo. Questo perché hai fatto una grande partita giovedì, te sei sentito sto gran cazzo che te sei frega, se andato a Parma abbiamo preso 2 pesche e ci hanno rispedito a Roma, capito qual è il problema? Passivi, scollati, veramente senza gioco, senza un'idea, compassati, tutto sto possesso palla sterile, 2 tiri, l'unico tiro in porta nel secondo tempo, nello specchio comparata di Sepe e di Carles Perez. Io ancora non mi spiego perché, se vedi che c'hai un equilibrio, che odiava davanti la difesa, perché c'hai un equilibrio, abbiamo comunque sia ottenuto bei risultati fino ad oggi, che odiava, capisco che deve riposare, ma Vigliare che è sconclusionato, che cazzo lo metti a far lì a far mediano, che ha fatto un'altra partita di merda, che ce lo metti a far, metti Diawara, e invece no, ci mette Vigliare. Ma che cosa? Privi di cattiveria, privi di voglia di mangiarselo sto campo. Era una partita importante e avevamo fatto schifo, avevamo giocato una partita di merda. E questo è il punto. E questo è quando ti senti troppo bello. Capisco la stanchezza, capisco che giochiamo ogni 3 giorni, ma ci stanno a giocare tutti. E non puoi fare 6 partite. C'è stato un grande Parma, onore al Parma che ha fatto una grande partita e ha sfruttato tutto quello che gli è capitato. Onore al Parma, da sportivo che le faccio i complimenti. Ma è una cosa imbarazzante, quando devi dare continuità, dopo una grande prestazione in Coppa prendi e non giochi, o se giochi, giochi male. È una cosa imbarazzante, è una cosa indegna, indegna. Belli giovedì, oggi l'opposto, una merda totale, gente come Bruno Perez, non può più giocare, non può più giocare Bruno Perez, è un giocatore di merda, fa mezza partita buona e 53 male, è una cosa vergognosa, se devo rimboccare le maniche, perché solo a rimboccarsi le maniche potremo fare, stai ancora lì. Ma vedi che succede? Invece da continuità lo prendi nel culo, perché abbiamo fatto una partita di merda. E questo è il punto. Non si può andare avanti così. Non si può andare avanti così. Tutto sbagliato. Tutto completamente sbagliato. L'approccio, l'impostazione, certi giocatori che vanno a giocare. Vigliare un'altra volta inguardabile. Bruno Perez è un altro deficiente che fa mezza partita buona e ne sbaglia 40. Zeko un altro sconclusionato, ma tornava dall'infortunio. E Sharawi, vabbè, lasciamo aperte oggi. Ci ha provato, ma niente di che, Pedro, insignificabile, insipido. Ma come cazzo pretendevo? Sempre con sto spirito, devo sentirsi belli, carmi, freschi, carini. Ma è mai possibile? È conscibile quando devi dare continuità ai risultati, vai a intruppare con una che è l'ultima in classifica, nonostante ha fatto una grande partita. Brutti indegni, oh. E il problema è sempre lo stesso, la mentalità, la continuità, la cattiveria. È quella che manca da una vita, dal lontano 2010 dei Ranieri. E quello è il problema. È solo quello. Ti sembra poco? No, perché è tutto. Se vuoi fare il salto di qualità, queste partite le devi vincere. Invece le fa risuscitare pure i morti. Perché hai fatto risuscitare pure i morti. Cioè oggi il migliore in campo del Parma è stato Brookman, che manco sull'album da Panini. C'è stava, manco sull'album da Panini.
testa, andiamo avanti. Andiamo a cercare di fare una bella partita e chiudere sto discorso Coppa. E poi se non ci rinviare la partita, perché tanto stiamo a vedere quello che fa la Federazione e la Lega, andiamo a giocare domenica prossima, domenica sera la partita con Napoli. Che quello diventa un altro crocevia. Con questo ho chiuso. Sempre, sempre forza grande Roma. Sempre.